Cosa state facendo qui come centro sociale Gattaglio? L'iniziativa che è nata da quei signori là, praticamente Sara e Vincenzo, esatto, che era quel panariello di Napoli. Esatto. Solo che l'hanno portato lì, c'era un tavolo che veniva preso, aveva messo la roba avanti, uno veniva a prendere e lui la portava. Però solo che veniva uno e prendeva tutto. Allora noi che abbiamo fatto? Allora, abbiamo spostato qua e abbiamo deciso di fare dei turni. Cioè siamo in quattro, facciamo dalle 9 la mattina alle 8 di sera. E vengo le persone qui a portare. Per controllare... Chi viene a portare? Di tutti, quelli di quelli del quartiere. E a volte è anche la Croce Verde, è venuta anche il CESCAU, presidente della CESCAU, Orlandini, saluti. E a ritirare chi viene? Bisognoso. Abbiamo, ad esempio, abbiamo uno che dorme in un camper, uno che dorme in macchina, abbiamo le famiglie che hanno bisogno, che hanno sei figli, una che è rimasta a casa da lavorare, che gli hanno rubato il contratto, e noi siamo qua da quasi un mese. Fare questo lavoro qua. E voi controllate ogni giorno chi viene, sì, per portare e chi viene, sì, per prendere. Poi abbiamo un rapporto anche, abbiamo anche un rapporto clientelare, cioè nel senso che noi, ad esempio, oggi 8 persone hanno portato della roba da mangiare e 9 persone sono venute a ritirarla. Quindi facciamo del bene, sia in entrata che in uscita. Che orari fate qua? C'è scritto lì, guarda, dalle 9 alle 20. Dove si dire a te? E dalle 9 alle 20. Dalle 9 alle 20. Dalle 9 alle 20 tutti i giorni. Qua in via del Gattaglio. Via del Gattaglio. Io mi chiamo Paolo Superti, va bene? E mi chiamo Giovanni. E io mi chiamo Decimo Fontanesi. Ok.